Eccoci qua di nuovo. Allora, la domanda di oggi è: si possono fare affari immobiliari in Bulgaria? Beh, la risposta è sì. Sono proprio qui oggi, quindi mi trovi direttamente a Sofia in Bulgaria e sono venuto qua con gli occhiali perché ci vedo meglio, per fare degli affari immobiliari. Quindi io sono un investitore immobiliare da qualche anno. Quello che faccio io è acquistare degli immobili con un forte sconto, quindi faccio tutta una trattativa abbastanza complicata con le persone, i venditori, per andare a comprare il loro immobile con un forte sconto. Quando parlo di un forte sconto intendo anche un 30, 40 o 50% in meno rispetto a quello che loro stanno chiedendo per la vendita. Poi ovviamente qualcuno chiede un'esagerazione, quindi scendendo del 30% si arriva già al vero prezzo di mercato, ma io mi focalizzo su chi invece già chiede un prezzo di mercato e io voglio il 30%, 30, 40, 50% in meno. È un'operazione molto difficile perché comunque vanno utilizzate tutte le tecniche di marketing adatte, tecniche di vendita, e molto spesso poi non si riesce neanche a trovare la persona disposta a vendere con questo sconto. Quindi quello che faccio è questo. Una volta che riesco a trovare la persona che vuole vendere questo appartamento, ovviamente l'appartamento deve essere in una zona in cui poi sia abbastanza semplice rivenderlo, ci sono tutti dei parametri, quindi bisogna andare a controllare diverse cose, ma questo in Italia come in Bulgaria, quindi non cambia nulla. Una volta fatti tutti questi controlli, quindi assicurato che l'appartamento possa essere rivenduto facilmente, si va a fare l'offerta e quindi l'acquisto dell'appartamento. In questo caso io poi cosa faccio? Prendo solitamente appartamenti messi abbastanza male, in modo che comunque posso trattare abbastanza sul prezzo, li vado a rimettere a posto con una serie di tecniche di home staging, di ristrutturazione e via dicendo, per poi andare a marginare alla fine di tutto, di tutta l'operazione, almeno un 30-40%. Che cosa succede? Facciamo un esempio pratico. Ad esempio, se riuscissi a comprare un appartamento a 100.000 euro da rimettere a posto, facciamo caso, quindi bisogna fare il piano economico prima, ragazzi, non è che si può fare così a uffa, bisogna fare tutto un piano economico. Una volta che acquisto a 100, mi servono 20 per rimettere a posto e mi servono 10 tra commissioni, agenzia immobiliare che rivende, tra home staging e via dicendo. Ok, siamo arrivati a 130. Io devo rivendere almeno con un 30% di margine, 15, quindi 130 più 30%, 13, 26, 39. Dovrò rivendere più o meno a 170.000 euro, circa 160-170.000 euro. Questo è il prezzo di vendita. Se io riesco a fare questo, ho incassato sui 30.000 euro ad operazione. Ma quanto dura un'operazione? Un'operazione può durare 3 mesi, 4, 5, 6, 7, 8, dipende dall'esperienza che ognuno di voi ha, ovviamente, perché se parti adesso probabilmente durerà 8 mesi, 10 mesi. Se hai già fatto 50, 100 operazioni, probabilmente riesci anche a chiuderla in 3 o 4 mesi. Quindi Bulgaria come Italia, l'unico vantaggio o uno dei vantaggi che ho qui in Bulgaria è il fatto che oggi si riescono a trovare appartamenti o case a prezzi veramente bassi, e mentre il mercato delle vendite sta salendo, quindi questo è un paese in crescita. Sofia, che è la capitale, si sta sempre migliorando, quindi ogni volta che vengo vedo nuovi lavori nelle strade, nelle piazze, c'è sempre qualcosa in fermento, quindi i prezzi da parte di gli acquisti da parte di turisti e investitori esteri stanno crescendo. Per questo, mentre invece c'è ancora quella bilancia con la quale le persone che vendono, i residenti che vendono, vendono ancora a prezzi bassi. I turisti sono disposti magari a spendere di più per acquistare, quindi è il momento giusto per fare queste compravendite, questo trading immobiliare per questi motivi qua. Altrimenti altre grandi differenze non le vedo, nel senso che la manodopera alla fine, quindi la ristrutturazione alla fine viene a costare più o meno come in Italia, non c'è una grandissima differenza, però ecco, il motivo principale è quello che ho appena detto. Rimango qui in Bulgaria e vi tengo aggiornati. Ciao ragazzi, ciao a tutti.